Sono già entrato nel mood perché Nicola e Paolo mi hanno chiamato Rocky Mountain Altitude Power Play Alloy 50. Mi hanno detto: Angelo, c'è un nuovo giocattolino da provare. E io mi sono già vestito, sono in ritardo, via via via. Andiamo a provarla qua con gli amici nelle strade. Che strade? Nei sentieri, quelli mitici qua attorno a casa mia, nei colli iberici. E allora pronti, via! E andiamo a vedere come si comporta questa e-bike dal tono enduro super pepata. Adesso è arrivata la nuvola giusto perché farvi vedere bene i colori, ma comunque vi posso assicurare che dal vivo è tutta un'altra cosa. Vediamo subito qui la bandiera canadese e andiamo a vedere col nostro amico Teppa. Teppa è local legend, il più grande esperto di bike della zona, ma che della zona dell'universo. E allora andiamo a vedere la parte frontale, Teppa, dove abbiamo una forcella RockShox Zeb Select Steli da 38. Yes. Cerchi VTB davanti e dietro, pedivelle race face, freni Shimano 4 pistoncini, ovviamente telescopico, oggi non si può più girare senza, e un bel manubrio in stile freeride, come dice Rocky Mountain, sempre il suo. Manubrio Rise, ok, Rise, no. Sì. Manubrio Rise. Rise, vai. Un bel Rise stile... Freeride. Stile origine, origine Rocky Mountain. Un triangolo posteriore molto stretto in stile downhill e un triangolo anteriore molto enduristico con la possibilità di pedalare molto frontali. So che c'è una cosa che si chiama flip chip. Flip chip è la possibilità di cambiare la geometria del retrotreno della bici, si può spostarlo praticamente e metterselo come più piace, più reattiva, meno reattiva, più lunga o più alta. C'è da giocare. Si può cambiare, attenzione che ho studiato, si può cambiare da 64 gradi e mezzo a 65 gradi e mezzo l'avantreno, ma si può fare la stessa cosa anche nell'angolo sella. Quindi abbiamo quattro regolazioni. In omaggio diamo anche Teppa, se volete, con questa bici. Non so se è d'accordo. Ci urto io, ci urto. E allora eccoci qua nel cuore del motore. Motore Dyname 4.0, 108 Nm di coppia, e questi 108 Nm devono essere ben distribuiti. Rocky Mountain, con il loro motore proprietario, attenzione, hanno pensato bene dell'alloggiamento, di metterlo in una posizione molto protetta, quindi pensate già vocazione enduro, grande vocazione old school freeride di Rocky Mountain. E questo motore, oltre a essere protetto, ha anche una particolarità. Questo doppio rimando, il motore non è direttamente inserito nella pedivella ma è sopra. Questo cosa vuol dire? Che questo doppio rimando permette, attraverso la puleggia inferiore, di far decidere al motore quelli che sono i corretti newton metri da poi trasmettere alla ruota. Si va a evitare quel fastidioso on off tipico dei motori elettrici, e quindi al di là della protezione, e poi andremo a vedere anche il fatto di avere il motore rialzato, ha un suo perché dal punto di vista tecnico. Gente che sa ci ha detto che Rocky Mountain ha pensato di usare il sensore torque meccanico e non elettronico, quindi se appoggiamo il piede sul pedale le altre bici già lo sentono e già ci danno subito potenza. Questo qui bisogna prima pedalare per eccitarlo e poi la bici finalmente ci dà tutta la sua potenza dei 108 Nm coppia. Cera, togli la cera. Puoi anche mandarmi a quel paese se vuoi, Nicola. No, ti mando direttamente a Fancura. Ed eccoci sempre con uno dei fratelli Lanetta, qui direttamente dallo stadio Tonino Carino di Ascoli. Jumbotron, sembra un po' Daltanius, un po' 80s, no, perché freeride, anima rock di questa Rocky Mountain, già rock c'è nel nome. Non solo le quattro assistenze classiche, ma anche la possibilità di regolare il boost, quindi potete boostare a vostro piacimento in base alla coppia delle vostre gambe. Eccolo qua che ce lo spiega l'esperto. Vai. Allora, Jumbotron, prova di nuovo, sigla Jumbotron. Vai, sigla Jumbotron. Allora, qui possiamo vedere la cadenza, quindi ti dice quante pedalate stai facendo, e quando porti in coppia il motore compare qui un semicerchio che ti dice che stai lavorando bene. Prova a dirlo bene, il top tube, senti come ti dà un tono.
top tube, top tube. Okay. Listen and repeat the conversation. Top tube. Qui invece il pannello generale che ci dice la velocità media, la cadenza media, il percorso, l'ODO, quindi la bici in questo momento a 162 km, te pensavi essere il primo. Ecco le particolarità, andiamo a vedere se questo sistema del motore rialzato, protetto e soprattutto la tecnologia flip chip ci permette di avere sempre le ruote attaccate quando andiamo anche in salita, al di là della discesa, ma anche la possibilità di lasciare l'ammortizzatore aperto e tenere sempre un'aderenza super speciale anche in salita. Andiamo a provarla nei tratti mitici nostri, qui nei Colli Iberici, zona fantastica, quindi andiamo a fare PS1, 2, la PS5 che mi è arrivata finalmente, ho dovuto prendere zona 2, PS1, PS2, Goduriosa, Californication, D-Trail per 2, quindi andiamo a vedere, veloce, scassato, curve strette, lungo, velocissimo, un sacco di terreni e anche e soprattutto come va in salita. Pronti? Via! Via! Che grinta! Aspetta! Ma ascolta una cosa! Secondo te, questa qui è in alluminio, no? Carbonio sì. O alluminio nelle bike? Perché c'è questa... c'è questa leggenda del carbonio più leggero. Sono molto combattuto sul carbonio, ma non per il peso, ma perché la bici più rigida per me è sempre meglio. L'alluminio è meno rigido, ma sicuramente nel tempo è più durevole. Da quanto ce le hai le gomme? A uno? Uno siccome le tue, che risposta è, ti porto via perché sei tecnico di giornata. Però uno e mezzo. Uno e mezzo, dai, la diamo per buona, siamo uno e mezzo, dai. Per gli amici all'ascolto. You ready? Watch the game? Action! Come on! Qua ci vorrebbe una musica per fare questo. Come va? Che fatica! Come più stare dietro con la porta? Primo test, scalinata bella, umida, come piace a noi, quella da non neanche azzardarsi a provare a toccare i freni. Siamo su una pendenza negativa del meno 15, guarda qui, non è scivoloso di più, per cui se tocchi i freni, come si dice in gergo, fai una bella merda. Proviamo, vediamo come si comporta. Vai! No, no, tranquillo. Ti ho detto che andiamo su posti facili. Occhio alla telecamera! Hop! Epla! E che bel sentierino! Hop! No! L'assalto, va bene anche l'albero, dai. Viene su facile, quasi come una muscolare. Zona di transizione adesso, abbiamo bagnoppato, si è sentita l'altezza da terra che ti aiuta e se usi 170-160, pac, viene giù, quanto viene su? Quanto sarà stato l'albero? Un 30 centimetri buono. Anche un metro, secondo me. Anche un metro e mezzo. Ah, giusto, tutti sui 60 kg. Adesso, cosa interessante che andiamo a vedere in action, giù. Tutto quanto bello in compressione, poi subito a sinistra, 15% di pendenza, cambia subito, metti la bastarda, che in gergo veneto vuol dire la marcia più agile. Boost, lo mettiamo? Giù di corrente. Giù di corrente, attenzione molto importante, questa funzionalità del sensore coppia che ti permette di regolare la coppia nella modalità boost. E vediamo come si comporta questa e-bike. Cosa faccio? Salto? E la salto. Viene su bella, naturale, non c'è neanche bisogno tanto di, a livello di equilibri, spostarsi più di tanto perché è già lei che ti fa la giusta, diciamo, connessione. Eccolo qua, sulla sella, modalità boost, però senza esagerare, oggi è very slippery e salto via.
tranquillamente. È molto importante vedere il lavoro del fodero posteriore. Ecco qui una bella situazione croccantina. Là. Prova a metterti là, bel bambino, che facciamo vedere i sassi, perché poi ci dicono facile, la faccio anch'io con la muscolare. Allora, questa è una delle cose con cui ti diverti nell'e-bike, qua diventa proprio enduro. Quindi non solo provarla in discesa come faremo tra poco, ma andiamo a provarla in salita. Come si chiama sto tratto? Percorso della pace in salita. Vedremo se sarà così un sentiero di pace, vedremo. Vai! No, senti che la parrucchiera che parla con che altro che i bigodini, madonna quanto che hai ingrassaccio. Adesso Teppa, dove andiamo? Finalmente in discesa, caratteristica? Caratteristica, sasso mosso, molto stretto e veloce. Qua, qua prendo la velocità e posso avere una racky guard molto scassata. Vado in sponda, non accendo neanche a frenare. La piego, hop, e la lascio andare. Là, vai, suona, tan 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 tan. Via, via, neanche guardarti a toccare i freni. Saltalo, via, manioppalo. No, mi piace vincere facile così. Yep. E va, Allora adesso canta Dream on Californication. Dio, cavolo, guarda, non sei così contento. Vabbè, dopo lo prendiamo, Però la scena era bella. Cosa facciamo tempo adesso? Californication. Contropendenza, rocce terreno, tonde. Terreno scivolosissimo. Scivoloso con curve però. Rocce, scalini, rilanci, vedremo l'agilità della bici e come si comporta in che situazione. In trazione, in salita, poi sono due bei scollinamenti in su e sulle rocce anche. E nel misto tatan, che se lo sbagli prendi l'albero. Tan tan, giù. Tan 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 patapam, praticamente è tan 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 patapam. Però si sbriciola, Oh! Giampola! Crampala! Su, 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 su! Si tolgono i metri, qua la fanno! Si divertono! Un di gamba e vai! Stacca il motore perché siamo a 35 all'ora! Adesso un culo! Lascia! Non frenare! Teniamo sul misto! Sinistra, destra, ritmico ancora, sinistra, destra veloce, tiene sinistra, destra, scrappala, super fun, posizione centrale e abbiamo già visto prima che è bilanciata in discesa ma anche in salita, quando la capisci sale abbastanza, anzi senza abbastanza. Ed ecco il momento della verità, quella dove senti di solito scrack su sto pezzo qua. Vediamo. Ho fatto scrack. I pedali che si sgussano, come si dice in italiano, eh? Allora, abbiamo visto, questa è una delle cose più importanti, proprio il discorso di quando sali, perché i bike vuol dire anche divertimento, non solo in discesa. Il fatto di avere il motore protetto in alto, soprattutto l'altezza da terra maggiorata, ma questa tecnologia che permette di tenere il carro posteriore sempre in tensione, fanno sì che non hai quell'effetto bobbing in salita. E ad oggi, fino in questo momento, in tratti dove io di solito tocco sotto coi pedali finché salgo, oppure devo smettere e fare hop, una sorta di bunny hop, la differenza maggiore che ho sentito è che tranquillamente tu puoi salire, tra virgolette, quasi senza preoccuparti. È un bene e anche un male, perché sicuramente se non hai una tecnica sopraffina riesci ad andare su. Chiaramente un male cosa vuol dire? Che poi quando passi a un altro tipo di bici non la senti che va a sbattere sotto e vuoi comunque una sensazione che ritrovi un buon feeling su questa, quindi puoi salire e fino adesso abbiamo fatto il giro più croccante possibile e non ho mai sbattuto con i pedali. Prova? Oh yeah. Invece sbattuto in tre occasioni. Teppa invece se ne sbatte. Semplicemente. Vai! E
scopri. In questo momento ci stiamo per addentrare nella tomba di Cheope. Abbiamo chiamato il nostro collegamento in Egitto Masker Akhlaq, il quale ci ha detto che probabilmente dopo la scoperta di quello che sapete voi, questa è la seconda scoperta più importante al mondo. Abbiamo due giovani carneani belligeranti, Nicola, meglio conosciuto come uno dei due fratelli Lanetta, dove sei andato? E Teppa. Non portate via il coma Teppa qui perché si incazza come una bestia. Vediamo se ce la fanno. Poi ci provo anche io. Andiamo col nostro istruttore Akhlaq. E Teppa is on fire. E sta salendo sulla sinistra, ancora a destra. Brutta le linee del Teppa hanno copyright. Attenzione, fate una sbomba. Sì. Sì. Perle, perle, perle. Insomma, posso continuare o ti ho sentito fare una cosa? Se avessimo dovuto riprendere. Ah, vabbè. Se vuoi continuare a fare i cazzi tui, vedi? No, no, vabbè, dai, facciamo i cazzi tui, andiamo avanti. Dai, che te mi racconti davanti a una birra questa, dai. Comando, dai. Allora, vai. Action! Action! Gattuano, D-Trail! Oh! Oh. Di trail, qua abbiamo tutto, umido, secco, contropendenze, drop, sassi spigoliosi, bagnato, secco non riciclabile, umido, l'apoteosi di tutto quello che si può trovare nei colli iberici. Te la senti? Me la sento. Molto vicino al DH rispetto alla tua. La sento più discesistica della mia, la mia è molto trail, questa è molto enduro. O più DH o più freeride? Tra i freeride e il DH la sento. Adesso gli diamo un assaggino e vediamo. Allora, adesso di trail così a secco. Vai! Perché te vai in pasticceria? Perché ho i marroni da sé. Ah, ecco. Vai Teppa! Sei tutti noi! Aspetta che beccavo dai coglioni, un attimo! Come te attaccavi dai coglioni? Un attimo! Hai avuto paura? Sì, tanto! Vai! Arriva! Eccolo! Guardate che controllo! Questa situazione limite! Altro che tip della pista! Ecce! Vediamo la rocciara. Siamo arrivati tanto per noi. Bella la pittenza. Vedo comandi, non manco un po' di fuori. Paroneo. Non si fa sentire. Bella direzione. Altri bene. Nel buco tutto bene, da subito. Vedete, bagnate, non c'è freddo, ma capito, è importante. Vedete, mi com'è? Come la senti? Qua è bella, qua è veramente bella qua. Sul rotto? Sul rotto è direzionabile, non fa rodei, non va dove vuole lei, va dove voglio io, è una cosa, un passo avanti. Sì. No, no, sono arrivato troppo. Vivi! Cazzo, freni! Ho sbagliato io, ma ero troppo lento, ho detto la divido. Grande, bella! E due! Oh, vai! Stai bene, lancia sui pedali. Concluso questo test con Nicola e Teppa. L'abbiamo provata, l'abbiamo sentita nell'intimo. Cosa devo dirvi, quelle che sono le mie sensazioni?
Molto bella, maneggevole fin da subito. Non è facile prendere in mano un e-bike così e trovare subito un feeling. Sensazione molto yeah, peccato che sono pelato, ma ti richiama uno stile come se dovessi scendere, molto stiloso, con i capelli lunghi, pennellare le curve, un sogno, lo so, forse è un'utopia. Però l'ho sentita bene sotto, il grado di inclinazione della forcella buono sia in discesa che in salita. Se vogliamo trovare un piccolo difetto, ma è un po' una caratteristica di tutti i bike che hanno un'inerzia, 24 kg, quando arrivi come oggi, situazione limite, bagnato in interno curva, bisogna stare un po' attenti perché sembra che ti porti fuori, bisogna avere il pelo sullo stomaco per riuscire a raddrizzare la bici, però riesci ad andare di là. Molto divertente, molto affabile, user friendly, sempre, ecco che è partito l'inglesismo. Quindi per me una bici promossa a pieni vuoti, pieni vuoti, pieni vuoti, ecco cosa manca nei vuoti. La trovate in esclusiva solo da te, dal ciclista Montecchio. By Paolo Massegna, Viale Europa, 52-36-06. In esclusiva sul territorio nazionale? No, sul territorio di Vicenza. Vicenza. Teppa, la local legend. Parere autorevole tuo, perché sei stato tra i primi a usare le bike. Questa bici l'ha trovata molto sincera, comunica tantissimo con l'anteriore, quindi se vi dice che state cadendo, non insistete come ho fatto io, mollate i freni. Perché cazzo ti sei fermato sull'ultimo drop? Perché ero un po' lento, ho detto non arrivo di là. Mai in quella roba lì, mai, porca vacca. Solo persone vere, vi lo abbiamo. Che gesti siete di fare? Certo, questo. Alla prossima, ciao. Ciao. Intro, possibilità 2, aggancia con la prima, quando fai finale 3-4, pre-cut 5-6, aggancia qua sotto l'otto, prima finale là. Ridi. Che sono professionista, non sai che te. La languidibri. Brividiche. Finiamo questo bike test, questo test nostrano, vero, verace, senza filtri, sotto il Rovaron. Sapete perché l'abbiamo finito sotto il Rovaron? No, perché finisce qui il trame. Perché abbiamo finito con un bel Rabaltone.